due asili nido nuovi si stanno costruendo in città, uno a Rione Taormina e uno in via Brasile. A che punto siamo? Sì, in realtà sono tre, stiamo lavorando anche a quello di Serri, che in termini di lavori è quello più avanti, credo che sarà il primo a riaprire, insomma, i battenti. Per quanto riguarda Rione Taormina, che è quello per il quale l'amministrazione va più orgogliosa, perché inserito in un contesto che, come sapete, ha dei risvolti di carattere importante sul piano del risanamento, si sta realizzando laddove originariamente insistevano delle baracche, e anche questo è un buon stato d'avanzamento. La parte rustica è già completata, quindi si sta passando alla fase delle finiture. Per quanto riguarda via Brasile, dopo un ritardo iniziale derivante da un allineamento progettuale, perché in questo caso si tratta di un asilo costruito quasi totalmente in prefabbricazione, quindi con pannelli XLAM, e quindi è stato necessario rivedere un attimo il progetto rispetto alle reali necessità, sono state completate le fondazioni e si sta andando avanti speditamente. Ora la fase di assemblaggio ovviamente sarà la fase più veloce rispetto al resto delle attività, quindi restituiremo alla città tre importanti strutture che vanno ad allinearsi a quella che è poi la strategia complessiva iniziata nel 2018 con l'amministrazione De Luca, e che tende a mettere a disposizione quanti più posti possibili in merito ad asili nido. Di quanti posti parliamo? Ma qui sono tre livelli, una media struttura che riguarda via Brasile, un po' più grande quella di Rione Taormina e una un po' piccola, quella che riguarda l'asilo di Serri. Arriveremo complessivamente a circa 100 posti in più, che in una città completamente asfittica quando abbiamo cominciato, perché voglio ricordare che c'erano solo due strutture comunali, ci porta a vedere con assolutamente ottimismo quello che è il trend che stiamo registrando sia in termini di asilo sia in termini di edilizia scolastica in generale. E questo si aggiunge all'asilo nido già realizzato al CEP e probabilmente già operativo. Sì, è già operativo, parliamo di Palazzo Saia, anche quello era una struttura ferma, quindi si va avanti speditamente verso una strategia sempre più attenta a quelle che sono poi le necessità delle giovani coppie, perché sapete bene che l'asilo nido riveste una componente sociale importante, soprattutto per chi poi ha la necessità di andare a lavorare o comunque di gestire la famiglia in maniera adeguata, oltre ovviamente a quello poi che è l'elemento cardine di queste strutture, che è quello della formazione.